Nell'ambito della nona edizione del Summit, Forum internazionale della salute, di scena a Palazzo dei Congressi dell'Eur, tra le tematiche affrontate si è parlato di uno degli argomenti più spinosi del panorama sanitario nazionale, l'assistenza primaria e la riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, nell'ambito del convegno organizzato da AGENAS, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. Oggi si parla di assistenza primaria. Quali sono gli obiettivi del convegno, realizzato da AGENAS? Gli obiettivi sono quello di presentare i progetti regionali che sono stati fatti dalle regioni proprio su obiettivo prioritario, cure primarie, riduzione degli accessi impropri per il pronto soccorso su questo tema, mettere a confronto e valutare sia gli aspetti di differenziazione, sia gli aspetti comuni di questi progetti e valutare anche cosa possiamo prendere, possiamo trarre da queste buone esperienze da mettere a sistema. Tra i problemi affrontati nell'ambito dell'incontro, anche il delicato tema riguardante i servizi di primo contatto al malato che coinvolgono gli operatori del pronto soccorso. Quali sono le principali problematiche relative all'assistenza primaria negli ospedali italiani? Allora, riguardo all'assistenza primaria, uno dei problemi fondamentali è proprio che abbiamo un sistema ancora in costruzione in molte regioni. Cioè, mentre sull'assistenza ospedaliera abbiamo sistemi più consolidati, sull'assistenza primaria noi siamo in un cantiere aperto ed è un cantiere aperto in tutte le regioni italiane. È fondamentale rompere le barriere non solo tra ospedale e territorio, ma anche tra professionisti, a partire dalla medicina di famiglia, che è un grosso valore, al distretto, il che deve recuperare fortemente un suo ruolo di governance nel territorio, e agli specialisti sia sul territorio che sugli ospedali. L'evento ha visto anche le presentazioni di alcuni modelli regionali che mirano al miglioramento dei servizi di prima assistenza. Le proposte della Regione Toscana, come ho fatto vedere, sono di creare delle strutture sul territorio molto ben riconoscibili rispetto all'ospedale, che sono in linea anche con quanto disposto, diciamo, dal Ministero della Salute. Una proposta del genere potrebbe risolvere anche il problema del sovraffollamento del pronto soccorso, che è uno dei problemi principali che c'è nel Servizio Sanitario Nazionale. A parer mio sì. Devo anche dire, per essere onesto, che le proposte sono diverse e ancora non c'è accordo su questa cosa qua. Da quanto noi abbiamo visto, probabilmente sì. Forse non è la sola, la Cassa Salute non è quella che può risolvere il pronto soccorso. Noi abbiamo partecipato a questo progetto della Genas con due progetti pilota. Uno presso l'azienda di sede di Ferrara, in cui un gruppo di medici si è attivato per garantire una copertura assistenziale sulle 12 ore, questo in particolare presso l'azienda di Ferrara e a Copparo, comune di Copparo, e un progetto invece alternativo che è quello che stiamo valutando in dettaglio per vederne l'effetto che ha avuto sull'accesso al pronto soccorso presso l'azienda di sede di Parma, dove è stato attivato un punto bianco di primo soccorso presso il pronto soccorso dell'azienda ospedaliera di Parma.